In questo video vedrete l'allenamento di gambe più faticoso e impegnativo di sempre. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto indietro nel tempo a 2 estati fa, quando sono stato in vacanza in California e mi sono allenato con un atleta e attuale coach che ha partecipato al Mister Olympia, Silvio Samuel, nella famosa Gold Gym di Venice Beach. In queste giornate negli USA, io e la mia ragazza abbiamo fatto della formazione per migliorare la nostra esperienza nell'ambito dell'allenamento con i sovraccarichi, sotto la guida di numerosi e famosi coach, come vedrete in questo video, per migliorare le nostre abilità come coach e anche come atleti. In fase iniziale siamo partiti con leg extension e leg curl, fatte in super serie, quindi un esercizio consecutivo all'altro senza recupero tra i due, stando tra le 10-12 ripetizioni per esercizio. Pensavo che mi facesse fare questo esercizio come riscaldamento. Invece siamo partiti così, aumentando il carico ad ogni serie. Come potete vedere, la leg extension e il leg curl utilizzato in questo allenamento non è il classico macchinario come troviamo nelle palestre italiane, dove il carico è collegato al cavo, ma al posto del cavo abbiamo una vera e propria catena che solleva i pesi attaccata alla macchina. Questo mi ha fatto percepire una maggiore fatica, anche se comunque il carico non era troppo alto. Ad ogni serie aumentava il peso e in più nelle ultime serie, per farmi aumentare ancora di più l'intensità, andava a premere con le mani durante la fase negativa in cui io cercavo di trattenere il peso. Questa cosa già in fase iniziale mi ha letteralmente distrutto le gambe e si era solo al primo esercizio. Very big. Very big, yeah. Congratulations. So that's how you have to do it. You see the hamstrings, everything is separation. You have to. Beautiful. So those are good quality. Good quality in competition. You bring even in symmetry, good abs. You see abs, legs, everything, separation. Yes. Very nice proportion. When you work on your abs, you 10 pack, you see? Yes, 6 pack, very good. That's 10 pack, yeah? Yes. Right, so. 10. Tra una serie e l'altra, Silvio Samuel mi faceva vedere i video di quando faceva le competizioni. Aveva un fisico esagerato, molto grosso, simmetrico e comunque con una bellissima linea per essere un bodybuilder grosso e pesante. Successivamente ci siamo spostati nella direzione della leg press. Pesi da femminucce, anzi ci saranno delle femminucce qui che fanno più di me. Per quanto riguarda la pressa, come vedete nel video, mi ha fatto fare una posizione diversa dal solito. Mi ha fatto posizionare su un fianco e mi ha fatto premere sulla pressa con una sola gamba. Vi assicuro che questa posizione è molto faticosa da mantenere perché abbiamo meno stabilizzazione a livello della gamba. Poi, stando in questa posizione, a livello di accosciata, riusciamo ad andare molto più in profondità con la gamba e quindi il ROM del movimento è ancora più ampio e di conseguenza il lavoro percepito è molto molto alto. Fatta la pressa con la gamba destra, siamo passati subito in super serie a fare degli affondi in camminata. Gli affondi in camminata me li ha fatti fare con il busto molto dritto, perché così andavo a scaricare tutto il peso, la maggior parte del mio peso corporeo, sul quadricipite, mentre stando inclinati in avanti si tende a scaricare il peso un po' anche sui glutei. Invece, stando in questa posizione, il focus era tutto sul quadricipite. Successivamente abbiamo fatto recupero e siamo partiti nuovamente con la pressa,
facendo l'altra gamba, in super serie sempre con gli affondi in camminata. Anche qui abbiamo fatto 4 serie e il recupero si aggirava tra il minuto e il minuto e mezzo. All'improvviso tra una serie e l'altra abbiamo visto passare Karina, non so se molti di voi la conoscono, ma sarebbe l'ex fidanzata di Callum Van Moger. Italian fan. What's your name? Irene. What is it? Irene. 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 Karina. You want a picture? Oh yeah. 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 La faccio io. You prefer slowly motion for exercise, explosive. Is good. No, both of them is good because it depends on which particular time what you want. Explosive is when you really want to blow off the legs and then open up for a sizable leg, bigger leg, stronger leg. Okay. Then slow motion is to define it for definition. So okay. Put line and then make the leg be more defined, dry out. So both of them is really good. When you're training, you gotta be explosive. When you're preparing for a show, you gotta be more slow and more leg. So okay. That's the difference. Okay. Dato che comunque ero poco distrutto, ci siamo spostati verso l'esterno della palestra della Gold Gym. Nell'area esterna si trova la pressa verticale. Dato che comunque ero poco distrutto, terminata questa super serie, ci siamo spostati verso l'area esterna della palestra della Gold Gym, dove si trovava il macchinario della pressa verticale. Macchinario bellissimo che in vita mia l'avevo fatto poche volte, e si parte subito anche qui con 4 serie in cui Silvio Samuel mi spiega che in fase di accosciata, per far sì che non faccio la retroversione del bacino, che è molto più probabile che accada in questa tipologia di pressa, mi ha suggerito di fare una accosciata tenendo le gambe più larghe possibili, così il ROM sarebbe stato maggiore, quindi vengono reclutate più fibre in tutta la gamba, così in questo modo il rischio di fare la retroversione del bacino sarà minore. Next day, no work. Don't work yet. Tomorrow, no walk. Non si cammina domani. Bello il mio inglese. You can walk from after leg training. Tomorrow, no walk. No walking. You can't be walking. Yeah, you can walk. Yeah, good exercise. Stand up, hopping. Oh. All right. Tomorrow, sleep. Sleep and food. Sleep and food. Put your leg up. Sleep. Two more. Okay. Feel it? Yes. Your leg good? Pump. Very pump. Very pump. Very pump. Little legs for very pump. Yeah. More. Yes. One more. Okay. In Italian, mamma mia. Mamma mia. Oh my god, mamma mia. Incomplete, you body weight? 235. 235 sometimes, 220. 225 to 28. Shoot, 125. No. Libre, lo dice. Libre. Kilograms of the 115. 120. Incomplete. In off season? Off season 260. 130. Yeah. Okay. You 5-7. Yeah, 1.85. 1.85. No, 1.75. Okay. Very good. 1.75. Very good. 1.76 per 120 kg in gara. Enorme. Big man. Big man, small friend. Now finish, compete? No. Okay. Wait for COVID, touch on everything, finish, then I'll know. Okay, are you? Now rest. You old are you? 44. 44. Which is this? Okay. Straight. Okay. And the leg this way. Pushes inner calves.
Okay. And also here. Okay. You should show your change right, the right. angle. Yeah, your left. This is straight. Okay. Yeah. This way. Okay. Yeah. Okay. And here. So you. Three motions. Only push. Only push with the big. Big toe. Big one. Big one is one. You push. Okay. Okay. So that's how you push. Okay? Okay. All right, now let's... Giant set. Right. Straight. Okay. Stress set. 10, 10, 10. No rest. No rest. Okay. Iniziamo a fare i polpacci con una tecnica speciale, vale a dire il triset, anche cosiddetto giant set, dove mi ha fatto fare 10 ripetizioni con i piedi posizionati uno parallelo all'altro, subito dopo senza recupero 10 ripetizioni con le punte verso l'interno e i talloni verso l'esterno, successivamente senza recupero altre 10 ripetizioni in cui avevo le punte dei piedi sulla pedana appoggiate verso l'esterno e i talloni verso l'interno. Così da lavorare da tutti gli angoli le fasce dei miei polpacci. Anche qui 4 serie per un totale di 30 ripetizioni a serie. See, the movement of the leg is all on the straight line. That's for the first set. Then that's for the middle calf. So now this is for the inner thigh. Where you see the angle is going in, then now out, outer, which is building the outside. Yeah. Go, give me 10. Mamma mia. Arrivato all'ultima serie di polpacci, ero distrutto, non riuscivo più a muovermi, pensavo che lui mi scaricava un pochino il peso e invece no, mi ha mantenuto lo stesso peso e mi ha fatto fare delle serie forzate. Che cosa sono le serie forzate? Quando tu non ce la fai più, una persona ti assiste e ti aiuta nel movimento per proseguire, per andare avanti nel fare qualche altra ripetizione in più. In questo modo la serie diventa forzata perché hai l'aiuto di una persona che ti toglie un pochino di peso con l'aiuto della sua mano, ma vi assicuro che con questo metodo l'intensità dell'esercizio aumenta tanto perché sei già arrivato a cedimento, ma così tu prosegui finché non hai concluso tutte le ripetizioni. You have to stay strict on your diet, but even though in weekend you can have a cheat meal on one day, Saturday or Sunday, making it to keep your body stronger. Just a little, that keeps our body more energized for the next day. You start your diet again Monday to Friday or Monday to Saturday, okay? Okay, okay. We're gonna do leg press. 10 reps? Yeah, leg press, 10 reps. So now we're gonna do adjustment here. Same way like a zoom on this thing. So you push. Put your leg down, keep your leg down. Yeah, okay. Now, right. Now, yeah, all the way down, right. Move it. It's okay. So, this bill won't be inside, more to your throat, okay? So you see how all this muscle pops out. That's 3. Pump. 4. How many you press over here? How many you normally press? 4 plates? 4 plates. Put high. It's very hard, very, very intense, okay? So we're gonna do drop set with this. So it's gonna be 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 and 10. 40 reps. 40 reps. Tell him so he knows. Very good, very good. Yeah, 40 reps. 40 reps. Yeah, last one, okay? Take your time, relax, don't rush. So you relax, don't rush, no hurry. Okay. No rapidity. Okay. He's gonna go 5, then I will remove one weight, then he go 5. Then I remove one weight. You go 5, then I remove one, okay? Okay. So that's why I will be going back and forward.
So when you pull down, this goes to the side, okay? Okay, for... Ero convinto che l'allenamento fosse finito, ero pronto per andare a casa, distrutto, e invece qui è arrivata la ciliegina sulla torta. Siamo andati a fare la pressa a 45 gradi, che non avrei mai pensato me la facesse fare dopo i polpacci, e invece sì. Mi ha fatto fare un drop set. In che metodo mi ha fatto fare il drop set? Mi ha fatto partire con il massimo del carico sulla pressa, facendo 5 ripetizioni. Successivamente, senza fermarmi, senza recuperare, mi ha tolto una piastra da 20 e facevo altre 5 ripetizioni. Poi mi ha tolto un'altra piastra da 20, altre 5 ripetizioni, così fino a quando non sono arrivato a 30 ripetizioni. Una volta arrivato a 30 ripetizioni, senza diminuire il carico, mi ha fatto fare altre 10 ripetizioni. Tutto non stop. Una serie lunga che mi ha letteralmente distrutto dopo un allenamento che era già durato più di un'ora. Tutto con recuperi molto brevi e intensità alta. Crazy. Mamma mia. That's a good one. Thank you. I mean, he survived the leg training. Soreness, like I said, is better than pain, okay? So you'll be sore, that means you really work on something. But when you have pain, it's a different thing. So I always say soreness is better than pain. So you will get the soreness. Because he does a great job, yeah. Thank you, man. Good job, yeah. Thank you. Ragazzi, allenamento appena terminato, sono distrutto. Secondo me domani avrò grandi difficoltà a camminare. Già adesso sono tutto tremolante, però va bene così. Stare qui alla Gold Gym, ragazzi, è un'esperienza unica, perché abbiamo la possibilità di allenarci con tantissimi campioni e comunque apprendere cose che poi vado a mettere in pratica sia sui miei allenamenti sia sulle schede che vado a fare poi ai miei clienti del coaching. Quindi esperienza unica che consiglio a tutti voi. E quindi, ragazzi, rimanete connessi.